Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video. Oggi finalmente after patch del car to car con l'autoraduno, ragazzi, e vi dico già che questo glitch non è adatto ai deboli di cuore. Quindi ragazzi, iniziamo con i requisiti che sono sempre gli stessi, con la differenza che ci servirà il Motorcycle Club. Dovremmo richiamare un nostro oppresso, ragazzi, e poi rimandarlo al deposito in modo da tenerlo come ultimo veicolo usato. Poi, una volta all'interno di LS, ci richiediamo il veicolo che vogliamo usare come matrice, quindi come veicolo che per passare le modifiche a un altro veicolo. Dopodiché diciamo al nostro amico di farci invitare nella gara sprint, come sempre, ragazzi. Con la differenza che, regà, per fare questo glitch ci servirà lo yacht, e quindi è una spesa bella elevata. E ragazzi, questo glitch, ve lo dico già, è veramente fastidioso. Quindi non funziona sempre, è un po' difettoso ed è veramente difficile capirlo. Quindi ragazzi, non ci inceschiamo e iniziamo. Una volta che spawneremo dentro l'attività, dovremo andare semplicemente a ucciderci dal menu interazione. A questo punto, regà, una volta che ci siamo uccisi dal menu interazione, potremo andare in questo punto della mappa. Ragazzi, è fondamentale che veniamo qua, perché qua si faceva anche fino a qualche giorno fa il Cartoon Motorcycle Club, che io non ho portato perché, ragazzi, è veramente fastidioso. Comunque sia, in parecchi mi hanno chiesto di portare questo glitch, quindi facciamolo. Allora ragazzi, ci mettiamo in questo punto della mappa dove dovremo inserire la macchina in questo wall breach, ok, in questo bug che c'è durante l'attività. Una volta che siamo in questa posizione, abbiamo infilato la macchina dentro il muro, il gioco sta nel partecipare su Anawak. Appena dai il recupero, ragazzi, dovremo tenere schiacciato Y triangolo per rispawnare. Dovremo rifiutare il messaggio della Rockstar che ci arriverà, e in un secondo e mezzo neanche dovremmo aprire menu interazione, mandare al deposito il veicolo che sta nel Motorcycle Club e richiamarlo, ok? Quindi cosa dobbiamo fare? Ve lo faccio vedere nella maniera corretta. In questo caso a me non è andato, perché se andava dovevo spawnare con l'oppressor che, come ho detto all'inizio video, dovevate usarlo e poi mandarlo al deposito in modo che rimaneva per primo lì dentro. Quindi ragazzi, la maniera corretta è questa. Ci andiamo a incastrare, regà, come al solito, in questo wall breach, in questo buchino. E una volta che siamo qua dentro incastrati, cosa facciamo? Partecipiamo su Anawak, ragazzi, rispawniamo, rifiutiamo il messaggio, apriamo il menu interazione, mandiamo al deposito il veicolo col motorcycle, riapriamo il Motorcycle Club e richiamiamo l'oppressor. Tutto molto velocemente, ragazzi, è fondamentale. Se il glitch vi funziona, avete fatto tutto nella maniera corretta, spawnerete con l'oppressor. Ve lo faccio rivedere rallentato. Quindi regà, aprirò il mio menu, parteciperò su Anawak. Una volta che mi dà recupero, tengo premuto il tasto per rispawnare. Una volta che sono rispawnato nella schermata nera, rifiuto il messaggio che mi sta dando la Rockstar, quindi cerchio o B, apro il menu interazione, rimando il veicolo a deposito, riapro il menu interazione e spammo A o X a seconda di dove giocate per prendere l'oppressor. E quindi siamo spawnati con l'oppressor e sbada bam, raga, avremo moddato il nostro oppressor. E nella stessa maniera, ragazzi, potete moddare tutti i veicoli del Motorcycle Club. L'unica cosa è che dovete usarli in modo che ce li avete lì per primi, ok? Semplice. A questo punto, dopo che vi siete spaccati il cazzo, perché lo saprò già, per fare questa parte, preparatevi, armatevi di guanti bianchi, perché andiamo a romperci le palle per fare la parte 2. Quindi ragazzi, a questo punto non dovremo altro che chiamarci il nostro Sparrow per spostarci, ragazzi. Quindi requisito Cosacta e Sparrow. Diciamo che questo car to car non è proprio per niente economico, ragazzi. Ci vogliono 30 milioni per fare una macchina ogni 60 anni. Quindi ci chiamiamo lo Sparrow
E una volta, raga, che ci saremo chiamati lo sparro, cosa facciamo? Dovremo cercare di cadere con l'oppressor, in modo tale che quando cadiamo ci darà una schermata nera, perché in teoria noi con l'oppressor non potremmo fare questa gara. Quindi prendete un muro, prendete quello che volete e cercate di ribaltarvi. Se no, raga, vi sfido a fare questa cosa qua. Io veramente sono allibito. L'importante è che dopo un po', cos'è successo? Sono caduto. Quello era lo scopo. Quindi, una volta che siamo in questa schermata nera, fantastica schermata nera, dovremo andare a partecipare su Anahuac e accettare il primo messaggio e rifiutare il secondo messaggio, ragazzi. A questo punto avremo un'altra fantastica schermata glitchata in bianco e nero come negli anni 60, ragazzi, che per sbaggarci, chi è da Next va sull'abbonamento e scorre fino all'ultima, chi è da Old invece andrà sul Criminal e andrà nel sito del bunker, ragazzi. A questo punto potremo camminare, quindi andremo sul nostro Sparrow che abbiamo chiamato poco tempo fa. Una volta che siamo sullo Sparrow, inizia il bello, inizia il divertimento. Io metto veramente in gioco la vostra pazienza, ragazzi, perché veramente io per fare questa clip ci ho messo mezz'ora, cazzo di mezz'ora per fare una macchina. Quindi a questo punto che facciamo? Andiamo verso il nostro yacht, ragazzi. E mentre andiamo verso il nostro yacht dovremmo chiamare continuamente il capitano senza fermarci un attimo, ragazzi. Quindi adesso io vi velocizzerò la clip, perché se no finiamo domani sera. Ma praticamente dovrà succedere questo: che dopo un po' che chiamate il capitano e vi avvicinate verso il vostro yacht, tornerà la visuale normale, ragazzi. E poi, quando arriviamo vicino allo yacht, ragazzi, se non vi ha ancora risposto il meccanico, dovete tornare indietro e riandare poi verso lo yacht. A una certa vi dovrà teletrasportare, regà, al punto d'inizio, come è successo a me in questo momento. Una volta, regà, che ci teletrasporta e siamo di nuovo qua, dovete mandare al deposito, mi raccomando, il veicolo che avete attivo, perché sennò non potremmo richiamare poi quello che vogliamo montare. Quindi a questo punto, una volta fatto questo step, ragazzi, andiamo di nuovo verso il nostro yacht chiamando il cazzo di capitano, e dobbiamo rompergli veramente le palle, ragazzi, lo dobbiamo chiamare di continuo. Quindi memorizzatevi in testa i passaggi, tipo per me era due volte freccia destra e una volta su, e ho cercato di fare in questa maniera in modo da fare più veloce possibile. In questa maniera, una volta arrivati al punto dello yacht, regà, se il capitano ancora non ne vuole sapere niente di rispondere, vi allontanate, ragazzi, come sto facendo io, come ben vedete, fino alla spiaggia. Una volta che sono arrivato alla spiaggia, ho riaperto il telefono e ho iniziato a richiamare il capitano. E a questo punto, ragazzi, finalmente, grazie al nostro santo signore, GTA 5 mi ha risposto e siamo riusciti ad avere il menu che ci serviva in alto a sinistra. A questo punto, dopo una grande paturnia, e veramente è stato traumatico fare questo car to car, ragazzi, potremo andare a richiedere il veicolo personale a costo zero. Quindi mi raccomando, non fate danni, perché serve lo Sparrow ancora in piedi, non lo rompete perché sennò ce l'avete nel culo. Quindi a questo punto andiamo a richiedere il veicolo personale, io ne prenderò uno a caso, prenderò la Sentinel, ragazzi. E a questo punto ce ne torniamo in spiaggia, tanto il nostro veicolo, come vedete in basso a sinistra, ce l'abbiamo sulla mappa, dobbiamo andarlo a prendere. Non sarà moddato, ma appena noi rompiamo lo Sparrow, ragazzi, succederà questo: che spawneremo col veicolo che abbiamo chiamato e si sarà moddato, regà. E quindi a sto punto ci sta un sbadabam, regà. Abbiamo fatto il nostro car to car assurdo, perché veramente fare la macchina ci vogliono 20 minuti. A sto punto faccio prima a farmelo con 12 console. Comunque, ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, se vi è stato d'aiuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e attivate la campanellina. Bella, regà, alla prossima. Ah,
dimenticavo, per salvarlo dite all'amico che è con voi, che si stava girando i pollici nella gara sprint, di quittare l'attività oppure di avviare una gara di quelle sulla mappa da opzione icone mappa, e andate dal meccanico e salvate il veicolo facendo una qualsiasi modifica, ragazzi. Bella, regà, alla prossima.